Hola luchadores e procaci, procacciatori di procioni, no, non vi siete sbagliati, ben ritrovati dal vostro Silver, siamo tornati indietro un pezzetto, non ho fatto niente se non allungarvi il viaggio, sì, buonanotte, straparlo. Perché l'ho fatto? Perché ho pensato che non riesco effettivamente ad andare avanti nella cosa degli pterodattili, però è anche vero che quando noi ci siamo approcciati alla zona con i dinocosi grossi nel merdone, non avevamo ancora imparato quello che erano le capacità di arrampicarsi e via dicendo. Quindi che palle sta cosa. Sto elaborando i dati. Oh, un picchio. Io picchio desisti. Abbiamo vinto un trofeo che non so cosa riguarda. Avanzamento sbloccato volatili. C'è un tartacacca dentro qui. Che casino. C'è roba. Bel lavoro. C'è il brucomelma. E qua c'è un... Ah, ok. Le scale su Marte. Allora andiamo subito a vedere nell'infotarium cosa abbiamo sbloccato. Allora, era un comunicatore, vero? Eccolo qua. Mamma, sapevi che l'Esmeralda è stata su Marte? Ah, tesoro, no, quella è la sua nuova sorella, la Maria. Ciao Maria, com'è? Allora, oh fantastico, non sapevo che avessimo una sorella. Dove preferiresti andare, Marte o Tyson 3? Dai mamma, che domande fai, vecchie pietre polverose o un pianeta giardino misterioso e inesplorato? Allora, è un po' come la Niña alla Pinta della Santa Maria, ci siamo finiti per sbaglio, insomma. Stai cercando di dirmi questo? Allora, io ho come il dubbio che questo enorme pangolino sarebbe bene scannerizzarlo da qui. Perché non me lo selezioni? Santa Polenta. Dai, escilo. Escimi il pangolino dal buco. Scansione eseguita. Perfetto. Io non mi ricordo se quello era un tizio coso che avevamo... Ah, ciao, Laika. Allora... Afferra la sporgenza con entrambe le mani. Ah, ok, perfetto. Perché di solito non è, il problema non è la discesa, ma l'impatto col suolo. Allora, quello che volevo fare io era tornare nella giungla. Sappiamo che c'erano cose dove arrampicarsi e non siamo riusciti ad arrampicarci perché non sapevamo come far chiudere i fiori. Di qua invece, dove c'è il melmone, non avevamo ancora la cognizione del potevamo arrampicarci. Lo so che può sembrare un pensiero molto articolato per uno che fa video stupidi, però in realtà è una cosa che ho pensato in due giorni, perché è due giorni che non gioco a The Journey, tutto lì. Come sempre, avendo appena indossato il visore, devo farvi portare pazienza un secondino, esatto, perché mi si sono pannate le lenti e non vedo una secchia. C'è nebbia in Valpadana. Allora, maremma voia ladra schifa. Perfetto. Allora, adesso dovremmo essere entrati nella fase di, diciamo, riscaldamento delle lenti, e quindi dovremmo aver risolto il problema, non dovrei più dover spanerare le lenti. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto questa cosa mi cava un dubbio che avevo, ossia che tutte le volte che si raggiunge una zona ci sia il medesimo upload, e la risposta è no, nel senso, noi la prima volta che arrivavamo qui trovavamo il bestione gigante qui davanti e poi si spostava nel melmone, giusto? Perfetto. Allora vediamo un po', c'è roba per arrampicarsi? Non c'è roba per arrampicarsi. Allora io sono venuto qui per niente, Gesù dei pony. Se cadi, troveranno i tuoi resti fossilizzati tra 60 milioni di anni. Eh no, eccoli qua i posti per aggrapparsi. No, i fiori sono aperti, quindi non posso. Fa... Mo? Che amo risolto? Non è che mi posso aggrappare attaccati al cavo, amore mio? No.
cacchio. Ti avevamo già scannato. Ah no, però forse possiamo farcela. Possiamo farcela. Sti cosi fanno abbastanza pollo fifo, pollo schifo. Ma qui sopra c'ero arrivato? No? Salve, signor! Che belli che siete! Sarebbe toppissimo se riuscissi a scannerizzarli. Vediamo se... Sti cosi? Scansione eseguita. Ah, sono le classiche libelluline sfagiolose. Vediamo un po'. Ah! Dai! Allora. È un grosso problema, ragazzi. Non tanto per la distanza, quanto per il mio daltonismo. Scindere i punti rossi da quelli verdi non è così semplice per me. Allora, coda presa. No, c'era un punto rosso, benissimo. Grazie. Se questa è la coda, non oso immaginare il fagiolo. Complimenti alla signora. Allora, vediamo un po', che forse... No, porca galera. Io lo so, ragazzi, che voi vi viene da prendermi in giro, però sappiate che per me è un dramma sta cosa. Niente, dovrò aspettare di essere più vicino, se mai potrò essere più vicino. Buona, già finita? No, però vedete, là ci sono fiori. In teoria potremmo arrampicarci, ma come cazzarola... bloccato dai detriti. Eccellente. Ganzo! Ma che cazzarola devo fare? Tira i detriti. Tira. Ah, ecco. Ecco, su mio. Ecco, vedete? Alle volte per andare avanti basta tornare indietro. Sfavante tutto ciò, vero? Voilà. Ciao. Piccolo pezzo di dino stronzolo. In realtà potevo scendere con la teleferica. Bene, vabbè, telefottiti. È abbastanza resistente per fare da ponte. Quindi in teoria noi potremmo proseguire fino là. Bisognerà solo ragionare sui modi. Questo però, ragazzi, rende tutto dannatamente più faigo. Esploriamo sempre, che si sa mai che quello che al mondo ti può capitare. Pensavo di poter usare il cavo, speravo di poter usare il cavo per la risalita, ma no, non lo potremo fare. E adesso ho paura che arriva un pterodattilo e ci mangia il dondolino. Che non temo tanto per il secchiolo quanto per il dondolino. Allora, lo so, sono una persona con seri problemi. Ma ha senso questa escalation per il successo? Tipo, lì c'è un detrito. Lo dobbiamo portare... Ah, là c'era uno di quei larvacosi che dobbiamo ancora riuscire a scannerizzare. Che bello! Salve, signor! Oh! Ciao, Gianni! Quale piacere trovarti qui! Vediamo un po', lo so. Mannaggia la pupazza, che vuoi? Non è colpa mia se hanno messo lo ptero coso dattero su una palma da pterodatteri. Stai diventando un... Ciao Ciccio! No, che è? Sei pazzo? Oh, lo pallone, fico, tiriamo palloni ai dinosauri, ciucciamelo, boom. Signora, abbiamo perso il pallone. Suo figlio,
Ciao Rospo. Cazzo ti salti che ti devo pigliare. Allora, ho della confusione nel mio cervello, però va bene così. Allora, diamo un po' di portar via un po' di rumenta. Rumenta per chi non si accontenta. Allora, è tornato il pallone. Ha una sua funzione? Perché è tornato il pallone? Oh, io ci riprovo. Tiro da tre. Sì, col pallone da football. Vabbè. Sì, detto io che avevo problemi, ma non preoccupatevi, poi passa. Sta venendo il vomito. Tipo il vomituar. Signora, non per sfiducia, eh. Grazie. Salve. Ero arrivato a terra e stavo ancora aspettando segnali dal futuro. Allora, vediamo se qua dietro c'è qualcosa, ma non mi pare. Salve. Laika Laika. Laika Laika e addirittura la bala Laika. Attenzione, vediamo se riesco. Allora, il sederone c'ha il puntino rosso. No, Gesù dei poni! Nervoso! La sofferenza, la mestizia. Dobbiamo trovare un modo per passare dall'altro lato. Per fortuna il valico è stretto. Il problema è che c'ho la fava tanta. Il valico è stretto, ma c'ho la fava tanta e non so se ci passa. Allora, vediamo se zio Giorgio. No, ok, allora non è tutta colpa mia. Facciamo così, vediamo se possiamo parcheggiare datteri. No. Chi pianta datteri non mangia datteri. No. Usiamo quei detriti come ponte. Yeah. Salve. Vabbè, adesso è abbastanza palese che pigli questo. Gondola! Vieni. Mo posso portare dinosauro? No, non mi segue. Dai, muoviti. Culo molle. Tanto te mi puoi seguire. Tanto te salti. Sono io che... Grazie. Allora, abbiamo stabilito una cosa molto interessante, quindi ho fatto bene a passare di qui, ragazzi, che i detriti, per esempio, che ci servono assolutamente, vengono riposizionati. Quelli che non vengono riposizionati, evidentemente, non sono completamente indispensabili. Spero di aver reso l'idea. Vedete, questi vengono messi comunque in modo che noi riusciamo a trarre il giusto vantaggio. L'aggiungo okay. Immediatamente. Grazie. Vediamo se ora ci riusciamo, eh. Vabbè, vaffanculo allora però, eh. Allora, coda. Perfetto. Ok. E voi direte, è così facile Silver, come fai a non distinguere i colori? Quando sei daltonico le cose poi si muovono. C'è ancora un punto verde? Endocassius Clay sta. Il problema è questo, ragazzi, esatto. Io i punti rossi e verdi li vedo più o meno uguali. Quindi per me è veramente una roba brutta, ma brutta. E voi fa perdere tempo, ma tempo, eh. Ok, sto iniziando a rivalutare i platform. Ok. Gesù dei poni!
Non per sfiducia, ma che cazzarola manca? Oh. Ma va... Ti odio. Cioè, si spammano anche i punti a caso. Bene. Vediamo se adesso... No. Ricorda di bisogno. Oh! Collo lungo. Vaffanculo. Picchiare dinosauri. Fatto. Tu che cozzo sei? Che cozzo vuoi? Esci, vieni qua a dirmelo. Abbi il coraggio delle tue azioni, figlio di un Nibelungo. Ti ho visto, sai, che pucciavi fuori quel coso moscio mollo. Viscido e schifo. Figlio di un trogolo, eccoti. Dai! No. Merdacchio. Oh, sgrunt! Escilo. E dai. E per piacere. Su. Oltretutto sti larva cosi. Noti come larvativi. Scansionata e aggiunta. Verme del catrame. Bene, preso. Dimmi che ne bastava solo uno. Allora, picchio ce ne vuole ancora uno. Pterosauro ce ne vuole ancora una mandria. Pangolino ce ne vuole ancora. Collo lungo, vabbè. Verme del catrame. Ti odio, verme del catrame. Mi stai sul. Ci mancano solo 5 creature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Quindi devo acchiappare un altro collo lungo. Qual gioia, qual gioia, mi pervade l'asino. Ecco. Bene. Sarà una fe. Guarda, vado magari da un'altra parte che magari ho delle visuali migliori. Te sei a posto. Te ti puzza il fungo. Qua spero che non mi bali l'orso. Allora, aspetta un po'. Ciccio, guarda qua. Guarda lì, guarda lì che roba bella. Sbam, giù nel canestro. Allora, vediamo un po' se riusciamo a rampar su come dei rampichini. Allora, ciapa lì il fungo. Fungati. Vi odio. Funghi. Perché devi rompere i coglioni così? Perché ti grattino? Ti faccio i grattini? Dai, fai i grattini al fungo! Chiuditi, funghetto! Io lo chiamo funghetto, ma magari è solo un fiore. Un fiore. Oh, sì! Goduria! Quindi cambia la mano che usiamo, giustamente. Cosa che finora non mi ero prettamente posto. Perché avevo supposto che al suo posto... avrei imposto il mio posto. Ciao, collo lungo. Ma come ce l'hai lungo? Lo so, sto cascando nel promiscuo, eh. Vabbè. Ciccio, non ci posso credere che caghi la minchia. Proprio tu. Porca galera. Adesso ho capito perché preferisco fare il picchiatore di viverne in altri giochi. Allora, ragazzi, io vi posso dare un consiglio. Se doveste decidere di prendere il VR e quindi Journey, Robinson The Journey, vi consiglio questo gioco di farlo fare alla vostra amorosa. Magari... quando vi imbattete nel collo lungo non ci farete un gran figurone, però sappiamo che le morose hanno questo debole per lo schiacciamento dei punti neri,
Quindi se si trovano bene anche quei punti verdi, siete a cavallo. Cosa ho fatto? Non ci credo, ma veramente vaffanculizzati. Vabbè, non l'avevo mai vista da questa angolazione. Stai diventando un naturalista. Grande. Stavo ancora vedendo soltanto la punta dell'iceberg. Porca galera. L'esmeralda era un'opera davvero maestosa. Sì, ma più che smeralda l'hai smerdata in questo momento e ho fatto una brutta fine, ciò. Che bello, ragazzi. Urca. Ganzo. No, vabbè, adesso d'accordo fa gli spiritosi, ma... Wow! Cioè, sto gioco, veramente, se non ti ci butti dentro, non ce l'hai presente. Non puoi avercelo presente. È una roba... Minchia. Mi viene solo il termine minchia. Scansione completa cantiere lunare. Oh, che culacchia! Io ero convinto di aver beccato un altro scorpione, pensa a te. Andiamo a vedere un po' cosa ha da dirci l'infotarium. Comunicatori, cantiere lunare... No. Aspetta un po'. Allora, bella foto delle smeralde in costruzione. Ci hai mai pensato che ormai sono passati 100 anni da allora, capito? No, è tipo che tutta la tecnologia che abbiamo oggi è ancora la stessa di allora, cioè capisci? Cosa? Non ti capisco proprio, l'ossigeno è basso nel tuo habitat, immagina solo che quanto è avanzata l'umanità adesso, sulla Terra siamo uguali, ma loro hanno continuato a svilupparsi per tipo 100 anni. Eh sì, in effetti se la costruzione di una nave del genere sta dietro 100 anni, voi immaginate solo di andare dietro 100 anni, sarebbe una cosa a vapore. Allora... avevamo preso lo scorpione. Che bello che è. È fighissimo. Questi predatori opportunisti si affidano al loro gran pungiglione per paralizzare la preda, mentre lo spesso carpaccio offre loro una buona protezione ai predatori. In generale vale la pena evitarli. Ecco, la mia mamma, la mamma del Silver, è stata morsicata da uno scorpione e non è stata una cosa piacevole, e soprattutto il Silver è scorpione ascendente scorpione, quindi diciamo che... Salve fiorellini, vale la pena di scendere da qui o no? Non mi vale la pena di scendere, io devo arrivare di là, devo giungi in un posto dove fare giangi, quindi allora acchiappati alla finestra amore mio. Acchiappati al balcone, rispondimi al citofono, che se no mi fento tanto folo. Pippa Milor! Ma fottiti. Vabbè. Cioè abbiamo qui un altro signor esemplare di collo lungo. Ma lungo. Vediamo se coi pallini qua ci troviamo meglio. Vediamo, Attenzione, potrebbe imbizzarrirsi. No, attenzione che potrebbe cagare, è quello che mi preoccupa. Servono detriti per costruire un altro ponte. Cioè, verme del paciugo. Allora. Laika Virgin. Levati dalla minchia. Il pezzo è abbastanza grande, ma è bloccato. Il collo lungo deve spostarsi. E adesso lo usciamo per i bisognini. Vediamo un po'. Ok. È che essendo così grosso, non ci posso credere mai. Allora, riproponiamo il fantastico successo dell'estate del 2012, tira al collo lungo, buono ciccio, stali fermo, non scureggiare che sennò siamo rovinati, perbacco, ce la possiamo fare! Siamo uomini o paleontologi?
Dai! Sì! Pina! Cosa cacchio manca? Gesù dei poni! Divenisce un pterodattilo. Cosa cazzarola manca? Questo adesso mi esce la minchia, me lo sento. No, quelli sono rossi, sono tutti rossi. Sono tutti rossi. Comunista. Vediamo un po' se... Allora. Tanto te, se ti scansiono la testa ma non ti scansiono le chiappe, non abbiamo risolto. Stai diventando un vero naturalista. Gli mancava il tallone da killer. Benissimo. Allora, te che c'hai i protozoi, no, gli manca lo sfintere. Non volevo allarmarvi con questo mio pensiero un po' poco godurio. Ciao Dino Coso. Ecco, bravo. Levati dalle palle momentaneamente. Vediamo un po' cosa riusciamo a risolvere da qui. Ecco, dinosauro del Menga. Ciao Fiorellin, Fiorellin del Bagnasciuga. Ciapa e ciuccia, ciapa e ciuccia. Allora, vediamo un po' se da qui possiamo... possiamo... Tordo! Allora... Laika, ruggisci! Vai, fai spaventare sti cosi grossi! Non voglio afferrare la sporgenza, voglio... Non si può. Non se pole. Quindi vuoi farmi credere che siamo di nuovo bloccati? Che goduria immensa, che goduria immensa. Allora, vediamo un po' se... Attenzione, attenzione. Ecco. Ho fatto la figura del minchia, la fantastica figura del minchia. Allora, come cazzarola li destabilizzi dei dinosauri grossi come dei gerontofili? Scudo spaziale di sta gran fava. No, quindi desumo e quantumo che se salto di qui la piglio nel puparuolo. Allora facciamo così, facciamo così, perché mi sto cominciando ad alterare. Presente quando dici sì, vabbè, chi cazzarola te l'ha fatto fare? Lo so, sei un imbranato, però ricordati che è sempre meglio essere un imbranato che un imbramorto. Questo ve la spiego poi con calma, ragazzi. Dai. Lascia. Allora, vediamo un po', Vediamo un po' se questo basta, ma non credo. Sì, basta. È vivo. Qual gioia. Salvataggio del gioco. Abbiamo salvato... Abbiamo salvato il gioco. Ma gioco poco, ma gioco. Faccio le giughezze. Dribbling. Scartamento dinosaurale. Ordinale di ruggire al collo lungo. Potrebbe funzionare. No, questo mi sta dicendo che non va. Allora, ordine di ruggire al collo lungo. Potete aiutare a risolvere la situazione. Ruggisci, ruggisci. Aiga! Do cazzo stai? Dino stordito! Seguimi! Dove cazzarola è? Aiga! Non può andarci. Perché non può andarci? Rob. Guarda.
Non puoi eseguire quel comando. Ruggisci. Ok, devo ammettere che ha qualche utilità. Ok, però queste sono quelle cose che non piacciono al Silver. Ah, minchia! Speravo che andasse via liberando il passaggio. Spero che tu non stia pensando di passare sotto il collo lungo. No, assolutamente. Però scusatemi, l'utilità di sta cosa è che possiamo far passare Laika, giusto? Solo quello. Seguimi. Perché credo che adesso lei passerà. Si no. È più veloce. Laika, ruggisci! Non ruggisci. Ok, vediamo un po' se questo cambia di nuovo i fattori. No, quindi non aveva il minimo nesso logico. Non possiamo acchiapparlo questo pezzo, logicamente. Che cazzarola dobbiamo fare della nostra vita ora? No, meglio se non mi aiuti. Perché Laika non viene. E a me lo stegosauro qui mi sta sul dondolo. Vieni qui. Qui, piccola. Vieni qua. Vieni. Ah, bravo, qua, mettiti qua, guarda. Non è in grado di farla. Ha rinunciato. Ruggisci. Ruggisci, ruggisci! Laika, ruggisci! Non ce la fa. Ma non ce la fa cosa? Se abbiamo il dinosauro caghetta, l'unico dinosauro che si caga in mano. Qui, piccola. Ha rinunciato. Vai ora, laggiù. Boh. Ruggisci, ruggisci! Vai, ho ruggito! C'ho della titubanza, c'ho della titubanza. Robby, qua giù. Qua giù cosa? Ho capito, ma... Fatti due domande, imbecille. Non vorrei allarmarvi, ragazzi, ma... Credo mi sia morto il dinosauro. Ma che cazzo? Non ho parole, ragazzi, veramente non ho parole. E mo? Posso dirvi una cosa? Bello, però mi sa che è stracolmo e farcito di bug. Ruggisci! Ruggisci! Laika, ruggisci! Oh! Ecco, sta cosa qui che il personaggio deve essere in posizioni precise complica inutilmente l'esplorazione. Vabbè. X della divisione costruzioni conterrà dati interessanti ed è stato facilissimo da prendere. Figurarsi. Bene. Uso improprio di una proprietà dell'esmeralda. Le unità Higgs hanno molte funzioni, ma non quella alimentare. Grazie. Ho capito, adesso devi aspettare che faccia la cacca. E poi vai te a palpare il merdone di un collo lungo. La bocca è ancora più in alto. Ci sarà un motivo se si chiama collo lungo. Sì. A me stanno partendo i vaffa, però, Signora, lei ha veramente cacato la minchia, Il collo è lungo, ma il culo è stretto. Scusa, ma palo. Allora di lì possiamo andare. Questi cosi sono odiosi e funghevoli. Odiosi e funghevoli. Perché posso prendere questo pezzo e lanciarlo così? La roccia laggiù è più alta. Secondo i miei calcoli, da lì potrai raggiungere la bocca.
Ok, guarda te che lavoro che uno... Bada che lavori! Ecco, e restaci, grazie, che potrebbe servirci là sopra. Ci credo poco. Però... coso, fermati, fermati. Ti odio, con tutto il mio cuore. No, tu ci servi vivo. Cosa cazzo mi sono perso? Ma... Oh, snervante. Snervante! Vabbè, dai, rampiamo su come se non ci fosse un domani. Sì. Ciao. No! Porca troia! Sì, ho detto porca troia, è vero. Merdacchio. 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 Salve, Cosi. Buongiorno. Good morning, Cosi. De che? Adesso mi ce lo vedo che se ne apre uno e me la sminchia nel dondolo. Oh, rumenta. Tanta bella rumenta. Guarda lì che roba. Rospodi. Canzone eseguita. Ok. Inseguendo una libellula in un prato. Non ti dico su che sono scivolato. Vabbè. Bei posti. E pensare che questo luogo, ero convinto che non vedesse avanzamenti di sorta per noi. Ok, adesso l'ho buttato giù dalla parte opposta e non è servito a niente. Blatte, Joseph Blatte. Anche questa la capiranno in 15 e mi odieranno in 16. Merdacchio. La pavura fa 90. Ciapa lì? No, non ciapa lì. Aggrappati. Io un giorno vorrei fare una domanda a quello squilibrato che ha progettato l'arrampicata su cozze. Io non ho ben chiaro cosa cazzarola siano sti cosi. Guarda te per andare a levare dalla bocca di un dinosauro una cosa che non era un giocattolo. Mi sto commuovendo qua. soffro di lentiggini. Dove cazzo lo sto andando? Non sono mica tanto sicuro io che sto andando nel posto giusto, sai? E mo? E mo che Mindy? No, questa è la via del ritorno. Vi serve un sifone? Tira il sifone! Vabbè. Non dovevo andare di qui, non c'è nulla che... Oh, porca galera, devo tornare su. Ma porca pupazza, dov'è che mi sono perso il passaggio? Cos'è che non ho capito della mia vita e di quella dei culi lunghi lì? No, lì non c'è niente, poi per salire. Ciapa lì e ciuccia, ciapa lì e ciuccia, ciapa lì e ciuccia. Ah... Queste cose poi non mi è mai piaciuto neanche da mangiarli. No, ce n'è uno aperto lì che svongola. È quello probabilmente che... E come faccio? Ma... E non posso. Ma porco cane. Ma santo cielo. Punti morti. E gente viva. Un cazzarò. No, aspetta. Aspetta. No. Ma non sono convinto di aver sbagliato. Io ci credo. Ragazzi, io ci credo. Vediamo un po' se... Bella idea. Forse ha fame. Ah. Non ci voglio credere mai. Inizio a sospettare che questi animali abbiano sempre fame. Non riesci a trovare qualcosa di più appetitoso?
Non credevo che un dinosauro potesse essere tanto schizzinoso. Ma lo stesso colore di quelle arance. Credi che ci sia un collegamento? Fatti aiutare a risolvere la situazione. Da chi? Dovremmo ripararlo. Cosa devo fare? Illuminami! Allora, qualche riparazione normale di tanto in tanto. Vediamo un po'. Minchia, salve! No. Ok. Ok. Che ci manca qui? Disperdo corrente in qualche modo? Ok. Questo tanto... Mominga ha capito! Giovane! Allora, no, così. Così. Ok. Benissimo. Cosa minchia devo fare? Non ho capito. Allora, aspetta, spegni tutto. Spegni tutto e andiamo a casa. Allora, io volevo solo delle arance per un dinosauro che c'ha il culo lungo qui. Allora, abbiamo una fonte da 10 e una da 25. Qua non possiamo tirare al flusso giusto perché questo fa così. Questo da 25 in passo a 20, quindi niente. Qua fa 10, ma se facciamo così fa... Ok. E abbiamo un 30 che è giusto. Io devo praticamente arrivare a alimentare il frigo a 15, mi stai dicendo questo? No. Santa polenta cotta. No, no, venticinque, dodici e mezzo, ventidue e mezzo, Gesù dei poni. Sedici virgola cinque. Ho capito, quello che devo fare, è il conto che non mi torna. È solo il conto che non mi torna. 10. Cinque. 17 e mezzo. 20. No, dovevo abbassarlo. Dovevo abbassare la tensione. 12 e mezzo. 25, no. Santo di quel cielo. No. No. 17. Il merdacchio a pupazzi. Il merdacchio a pupazzi. Allora. Adesso vi tengo qui incollati finché non risolviamo la questione. Allora. Che poi sono quelle cose veramente tanto semplici, ma che lattuga. Allora, questo mi disperde il 25 facendo diventare un 12 e mezzo.
e il clisterone da 12,5, quindi ok, certo che scemo. No. Ho attimi di ballamento di orso. Ok. No. Yeah! Vuole quello arancio, voleva solo quello arancio. Tutto qua, voleva sta cosa. Ti odio. Grazie. Era il colore. Finalmente. Fatto. Bene. Presto, Robin, esegui una scansione dell'X. Forse hai iniziato ad apprezzare il sapore delle unità X. Non ci posso credere. Sì! Scusate se sono un ritardato mentale che ci ho messo una vita, ma... Unità X7238, divisione costruzioni a rapporto. Qui, comandante Hamilton. Abbiamo subito un evento nello spazio profondo. Ciao. Di classe Alfa. Non sappiamo di che si tratta. Ecco perché siete collegati. Dovete prendere il controllo. Il danno è interno o esterno? Esterno. Ciccio, il danno è ciccio. I motori principali sono rimasti scollegati, quindi dovete indagare. Ma i nostri sistemi fuori bordo sono completamente fuori uso. Abbiamo che ricevuto culo. Un messaggio di origine terrestre prima dell'ondata distruttiva. Bene. Scusate la domanda, ma... No, perfetto. È stato questo evento a causare lo schianto? Indirettamente, sì. Va bene, Luciadore. Direi che in questo luogo pieno di barattoli di gummi frutta, e siccome adesso abbiamo anche il suggerimento di afferrare la sporgenza e la sprugnanza per scendere, ma non lo faremo in questo momento, perché lo faremo nel prossimo dannatissimo video. Io vi ringrazio per la pazienza e vi guiderò ancora in questo mondo dei dinosauri. Abbiamo cibato un collo lungo. Che figata, non avrei mai pensato di farlo in vita mia. Che gioia, questo posto è stupendo, però un po' legnoso nelle sue dinamiche, ma stupendo. Figo, veramente figo. Io là devo andare. E proprio lì volevo volare l'Oselin della Comare. Che gioia. Vabbè, Lucio Vares, alla prossima. Ciao ciao.